un apprendista ci aspettiamo innanzitutto senso di responsabilità. Questo mestiere è emozionante. Tutto quanto verrà prodotto e serve dovrà essere pur sempre movimentato. A un certo punto ci dovevamo fermare, guardarci e dire bene, cosa facciamo insieme? Occuparsi di giovane vuol dire fare un investimento. Nel mondo professionale odierno il percorso di apprendimento continuo è un must, è un dovere. La formazione nel nostro settore è molto vasta ed è poliedrica, ha più sfaccettature. E poi le lingue, certo, le lingue. Il nostro lavoro ci vogliono le lingue. Lo spedizioniere, per definizione, non è un trasportatore. Il profilo ideale per chi è interessato a questo tipo di attività deve essere una persona socievole, avere piacere a lavorare in gruppo, essere comunicativo, lavorare con i sistemi informatici, affinità per le cifre, assumersi responsabilità, cosa molto importante, e prendere decisioni. Quello che noto in generale è che i giovani, durante la formazione, sviluppano un senso di responsabilità molto alto. È la fortuna di una visione politica che hanno avuto anche i nostri antenati 100 anni fa, quella di inventare la formazione professionale. E creiamo, con questo indotto, creiamo la pace sociale, assicuriamo ai nostri paesi, alle nostre aziende, dei luoghi di lavoro dove tu puoi lavorare tranquillo e dedicarti, dando priorità al tuo lavoro senza doverti preoccupare troppo di aspetti sociali. Riassumendo, la formazione professionale, che è qualcosa di meraviglioso, è basata sul principio di un triangolo, il triangolo è perfezione. Abbiamo tre elementi che devono interagire per formare un apprendista: la formazione pratica, Speckgold Suisse, che mette a disposizione le aziende e le competenze per formare gli apprendisti; la formazione scolastica, evidentemente siamo noi con le nostre scuole e le nostre infrastrutture; e la formazione pratica, che sono i corsi interaziendali. La capacità dello spedizioniere di rinnovarsi, di trasformarsi e di accogliere e reagire ai cambiamenti imposti dal mercato ha fatto sì che lo stesso abbia potuto prosperare negli anni. I giovani, il progetto Pro Juventute nasce dalla voglia di alcuni di noi imprenditori di fare qualche cosa per il territorio. A Chiasso c'era un po' l'università dello spedizioniere. Io vi faccio fare un piccolo esercizio. Allora, provate, cercate un oggetto in questa sala che vi ispira. Pensatelo, sceglietene uno. Qualsiasi, poco importa qual è l'oggetto. L'avete fatto tutti? Sulla mano chi l'ha fatto? Bene. Secondo voi questo oggetto come ci è arrivato? Qualcuno l'ha trasportato? In realtà noi ci troviamo in un territorio dove si parlano le lingue, chi più chi meno le parla, e dove soprattutto abbiamo questo tipo di mentalità. Siamo svizzeri con una mentalità latina. Io volevo terminare la mia presentazione con questa immagine di Steve Jobs, dove dice che la gente non sa quello che vuole finché non glielo si mostra. Sfida nostra è quella di riportare gli apprendisti nel nostro settore. Per anni, come diceva bene il sindaco Moreno, cioè ci siamo spaventati quando ci siamo visti questi faldoni arrivare, tutte queste cose,
non nego, io prima, ma tanti di noi ci siamo spaventati e hanno detto no, basta apprendisti perché diventa un lavoro a tempo pieno. Quindi la prima sfida è riconvincere le aziende a riprendere gli apprendisti. Ecco. Mi entusiasma anche l'apporto di ProGioventù a questo progetto, perché seguendo un po' la formazione a livello dell'ufficio, della cancelleria comunale, degli uffici comunali, vedo il formatore all'interno dell'azienda, in questo caso all'interno del comune, dell'amministrazione comunale, in serie difficoltà con tutti quei formulari. In questa occasione siamo promotori, con il supporto di ProGioventute, dell'apprendistato, anche con maturità integrata. Il primo anno, in effetti, quest'anno e da settembre, l'obiettivo è 5 apprendisti, 5 aziende per fare il primo anno sperimentale, per capire esattamente cosa stiamo facendo, di cosa serve, per andare poi l'anno prossimo a averne ulteriori 10. Siamo molto, l'obiettivo è arrivare in 5 anni a averne 20-25, quindi però dobbiamo fare un po' di scuola. Il nostro è un lavoro molto particolare, è un lavoro che porta l'apprendista fin dai primi momenti al contatto con la clientela, al contatto con i partner, al contatto con i colleghi. Deve essere una persona molto aperta e curiosa. Perché è dinamico, ma soprattutto ti fa entrare nella casa di tutti, nel senso imprenditoriale ovviamente. Cioè ti fa entrare dal pasticcere, ti fa entrare da chi taglia i diamanti, ti fa entrare nel mondo dell'arte, ti fa entrare in tutti i mondi in assoluto, se lo fai a livello internazionale, cioè come era lo spedizioniere una volta. Allora, io credo che questo progetto di mettere in comunicazione il mondo dell'economia con il mondo dell'educazione nasce proprio da una necessità di rincontrarsi. In realtà ognuno è preso dal suo mondo, gli imprenditori sono presi nel far andare le proprie aziende, i giovani, l'educazione ha tutta la sua strada. Per seguire gli apprendisti, sia le sezioni di Basilea e di Zurigo hanno da anni lasciato il sistema di milizia, ma hanno assunto e incaricato persone specializzate per seguire i giovani durante il periodo della scuola. Questo apprendistato tra 20 o 30 anni dipenderà molto dallo sviluppo economico, industriale, politico. È difficile da prevedere, sono comunque convinto che, come già oggi è stato detto, tutto quanto verrà prodotto e serve dovrà essere pur sempre movimentato. La nostra professione sicuramente ha un futuro perché tutto ciò che ci circonda viene quotidianamente trasportato. E pertanto siamo sicuri che per anni andremo avanti a trasportare la merce. Il futuro di questa professione, prima di tutto, ha un futuro, che questo è importante. Nel mondo d'oggi che ci sono lavori che nascono e poi muoiono, che spariscono, noi abbiamo un futuro. Ogni oggetto, ogni cosa solida, per arrivare in un posto va trasportata. Quindi noi facciamo una professione che ha futuro. Adesso si tratta solo di capire come lo vogliamo questo futuro e come cercare di tenere questo futuro, questo tipo di lavoro ancora da noi, perché il mondo è globalizzato, si può fare tutto dappertutto, quindi dobbiamo diventare molto bravi e cercare di fare questo lavoro ancora da noi. Il motivo per cui si può consigliare di intraprendere un apprendistato, una formazione professionale, è molto semplice. Con una formazione professionale la carriera sia scolastica che professionale viene divisa a tappe,
con ritmi magari più adeguati alle aspettative dei figli e dei genitori e con delle opportunità in ogni caso di raggiungere qualsiasi obiettivo, anche il più ambizioso, tramite una formazione professionale. Chi pensa che l'apprendistato sia un impegno, posso capirlo, perché effettivamente occuparsi di giovani è un impegno. La figura di supporto in un sistema di educazione, un sistema di educazione professionale, una figura di supporto è comunque un aiuto. Oggi sappiamo che è sempre più complicato, sia negli aspetti relazionali con le aziende, con le autorità cantonali, con i genitori, quindi chiunque si mette a disposizione per facilitare la crescita di un giovane è sicuramente ben accetto. Perché sono un imprenditore o